Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo di iPhone 14 con 14 Pro e basta. A settembre arriveranno questi nuovi iPhone 14. Oggi ne parliamo un po', bene bene. Ma parliamo intanto di cosa saranno, nomi, cose, perché cambieranno un po' di cose. Ebbene sì, non saranno più i soliti modelli iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, ma saranno iPhone 14 da 6.1, iPhone 14 Max da 6.7, iPhone 14 Pro da 6.1 e iPhone 14 Pro Max da 6.7. Lineup secondo me è molto interessante, perché magari una persona come me, no, ora non più, però una volta quando aveva solo due fotocamere su un iPhone, sarebbe andata sicuramente su un iPhone 14 Max. Ora se ci avessi i soldi sarei andato comunque su iPhone 14 Pro Max, perché io sono videomaker, posso definirmi videomaker? Sì, mi definisco videomaker, un videomaker, quindi ho una necessità, ma per molti un modello più grande, magari anche con una grande batteria, che fanno le chiamate, che ci guardano i film sul telefono. È molto interessante che non si prendano un iPhone 13 Pro Max. Più o meno l'idea è questa, a me pare veramente figo. Ma partiamo subito da iPhone 14, perché poi di iPhone 14 Pro ne parliamo alla fine, che è la roba più succosa. iPhone 14 sappiamo veramente poco. Il design veramente non lo conosciamo. Alcuni dicono che potrebbe direttamente proprio sparire il BAM fotocamere, fotocamere a filo, che sarebbe... Molti dicono bello, sì, così non balla più. A me piace il BAM fotocamere grosso, più grosso che c'è. A me piace ingombrante. Poi sono io malato, perché ci tengo anche la cover, quindi non mi cambia niente. Però ci sta che per molti venti preferire sia meglio tenerlo lì. Però secondo me anche per la caduta era una parte un po' meno fragile, quindi se proprio ti andava di sfiga, non c'avevi la cover, secondo me un po' ti protegge. Quindi non lo so, anche quello lo vedremo. Colori ovviamente, ma chi li sa i colori dell'iPhone 14 a marzo? Questo video lo vedete il primo di marzo. E poi sappiamo veramente poco. Forse la fotocamera principale, cosa praticamente certa su iPhone 14 Pro, ma non è ancora incerta su iPhone 14, dovrebbe passare dai 12 ai 48 megapixel. Perché siamo un po' più indietro, cioè tutti hanno una fotocamera da 48 base megapixel, quindi Apple resterebbe indietro con i suoi 12. Per quanto possa innovare, è oggettivamente limitante, proprio a livello hardware. Penso che con questo iPhone 13 Pro siano arrivati al massimo. Ora bisogna alzare i megapixel e non aumentare i 20. No, passiamo ai 48, cazzo. Quindi no, sono contentissimo. Poi da 0.5 almeno spero che passino 20 megapixel, perché la 0.5 all'aperto fa un lavoro magnifico, a parer mio, ma oggettivamente al buio anche fa cagare. Quindi più o meno è questo, poi non è che sappiamo poi tanto, cioè, fine del discorso è quello principalmente. Mentre passando a lui, all'iPhone 14 Pro, cosa vedremo, cosa non vedremo? Quindi, no, l'acciaio inossidabile ci ha stufati, facciamo il bordo in titanio, col cazzo che abbassano i prezzi qua, eh. Perché per quanto iPhone 14 prenda il prezzo di iPhone 14, iPhone 13 mini e iPhone 14 Max prenda il prezzo di quello da 6.1, no, bellini miei, mi dispiace. iPhone 14 prossimo di prezzo non ci abbassa, speriamo che non alzi, perché Apple spero capisca che non può, cioè non puoi veramente più alzare. 1289 euro per un iPhone 13 Pro Max. Quindi se alla fine i prezzi non variano, ma basta. Ma non pensiamoci neanche. Quindi abbiamo questo retro, poi abbiamo, penso, atterrando il retro in vetro, cercando di diminuire le dimensioni del BAM fotocamera. Ok? Fotocamera 1x, praticamente confermata da 48 megapixel. La 2x, la 3x, magari passerà a un 4x, perché stanno lavorando anche una periscopica. Magari su iPhone 15 vedremo 4 fotocamere su iPhone 15 Pro. Ve la butto lì, così. Quindi sarei gasato, cioè, mi gaserebbe un botto la periscopica. Per me ce l'hanno tutti, Samsung arriva fino a 110x, Apple a 10x fa cacare, no. Quindi capiamoci, ok, il discorso alla fine è quello. È tutta una questione di concorrenza. Per i video, non so con che le funzioni se ne usciranno, molti dicono video subacquei, sono sarebbe una figata pazzesca, proprio il poter usare iPhone in acqua, quindi uno schermo resistente all'acqua, che lo puoi usare nell'acqua, almeno con delle funzioni base come fare video e fare foto a determinate altitudini, perché poi fai evolvere nel tempo.
anche da pubblicizzare, secondo me, ti mantieni le vendite anche per l'estate. E quella sarebbe tanta roba. Sarebbe un bel punto a cui aggrapparsi. Qui hanno questo design, non lo so, non si sa ovviamente di colori, non si sa di niente, ma a livello di schermo, oltre che restando i 120 Hz, 20 sui 14 forse, arriveranno i 90 Hz. Levano il notch, cazzo! Arriva la pillola, cioè avete l'immagine a schermo, no? Quindi capite che comunque sarà grossa, eh? Cioè non pensate che facciano il buchino piccolo, perché comunque c'hanno il 6D, tutta la roba là, quindi un po' di spazio occuperà, però... Figo, cazzo figo, diventerà iconica, fra qualche anno diremo anche che sarà anacronistica, perché fra 4 anni diremo, cacchio, Apple ora deve mettere la fotocamera sotto il display, perché fra 4 anni insomma ci saremo, quasi tutta la concorrenza ce l'avrà, lo dico chiaro e tondo. Figo, oggettivamente figo, magari anche questa va sui 20 megapixel, perché la fotocamera di iPhone 13 Pro frontale è bella, ma rispetto alle altre, non è che sia tutto sto granché. Sempre stesso discorso sui video è top, sulle foto possiamo migliorare. Oggi faccio molti gesticolo. Ovviamente resterei il lighting, per carità di Dio, si potrebbe evolvere il MagSafe, ma USB-C se non ce la possiamo direttamente scordare. In America, questa è una notizia solo USA, ci sarà, penso, solo possibilità alla fine di rimuovere il carrellino, quindi avere solo eSIM. In Italia purtroppo la vedo impossibile, perché ma neanche la Wind 3 che uso io c'ha la eSIM, c'ha solo Vodafone e TIM, mi sembra. Cioè purtroppo non ce lo possiamo permettere, ed è una sfiga, perché anche a livello di, se più cose levano meglio è, come i pulsanti del volume che li vogliono fare in stile iPhone 4S, che la vedo un po' una minchiata, per carità di Dio. Comunque iPhone 14 Pro è passato in fase di produzione, quindi cioè il design è confermato. Non sappiamo che design, ma sappiamo che è confermato. E la vedo una cosa positiva. Pensando dice che saranno presentati la seconda settimana di settembre, prima settimana alcuni ipotizzano addirittura, quindi so good. Sarebbero in America. Dai, raga, basta, cioè, cioè, Touch ID ce lo scordiamo come ogni anno. Che altro ci dobbiamo dire? Per questo video è tutto, lasciate like per tutta la ricerca di informazioni che faccio, ora metto a editare, a porca... Lascia like e iscriviti a questo canale che sta andando...